Amici telespettatori, bentrovati, eccoci per un nuovo appuntamento di status, come sapete l'approfondimento della nostra testata giornalistica che prova naturalmente a informare i nostri amici a casa, servizio pubblico e questo è il nostro punto di riferimento. Anche quest'oggi comunque una puntata che dedicheremo a 360 gradi comunque ai movimenti politici entreremo nel sociale, insomma abbiamo uno di quegli ospiti che può darci tanti input eh, che è il sottosegretario di Stato alla Salute, Davide Faraone, bentrovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, noi fortunatamente abbiamo un trascorso insomma, di tanti anni, quando tu eri ancora impegnato eh, nel sociale fortemente, anche adesso lo sei, però mi ricordo insomma, che dallo Zenne partì tutto, no? Eh, mi ricordi un attimo, lo facciamo anche per quelli come è iniziata la tua grande carriera politica? No, io ho iniziato allo zen, a San Lorenzo, a Quillas, in questa parte nord della città, a fare attività politica, nei quartieri, nel confronto con i cittadini, per strada. E credo che sia poi la forza di chi ha la fortuna di poter fare strada, anche qui. E... Diciamo che sei stato fortunato perché nel quartiere Zenna chiaramente avevi tanto di, da lavorare. Insomma. Assolutamente sì, lì no, era un lavoro che mi piaceva, è un lavoro che mi piace. Ancora oggi mi confronto con i cittadini, naturalmente lo faccio da un altro punto di vista prima guidavo molto spesso le proteste, le proposte oggi le devo mettere in pratica quindi è un altro punto di vista ma che è lo stesso entusiasmante e mi, ricordo, mi piace tenere un collegamento fa, quanti anni fa adesso? Insomma, del io inizio. ho iniziato a 17 anni a fare questo lavoro con un gruppo di ragazzi in un quartiere 20 sono anni fa più di vent'anni. Anni, sì. anni ormai sì. ho superato i 40 o 41 anni per cui in linea, siamo eh, fatti vecchi io l'ho visto perché facevo delle cose Cose, salivamo sui palchi, insomma, su delle cose <ride> pazzesche, sempre al quartiere Zen perché lì al San Filippo Neri. Insomma, abbiamo fatto tante cose. Salutiamo Rivolo che, insomma, è stato il nostro cazzo. Lo saluto a <ride> Lo salutiamo con affetto perché è una gran persona. Allora, ma entriamo nel vivo, naturalmente. Intanto, subito questo incarico, cioè dal MIUR praticamente tu passi alla salute, perché nasce questo passaggio? Per tutti era più logico che tu, avendo seguito chiaramente come sottosegretario tutte le vicende relative alla, alla scuola, eh, potessi restare lì. Perché è nato questo cambiamento? Ma intanto è cambiato il governo, è cambiata totalmente la fase politica. Prima c'era Matteo, Matteo Renzi, oggi c'è Paolo Gentiloni, quindi c'è stata una crisi di governo a seguito della sconfitta del referendum e dopodiché sentivo l'esigenza di cambiare eh, un po' impostazioni anche rispetto ad una fase al Miur che era stata una fase anche molto Scusa, forte mi viene da chiederti è stata tua la volontà di cambiare? Eh? diciamo che è stata una mia volontà naturalmente mm. concordato dal Presidente del Consiglio a cui spetta la, la proposta nel senso che io ho fatto un percorso che era la riforma della scuola una riforma importantissima che resterà negli anni, eh, nel senso che poi le riforme, le grandi riforme, nel quotidiano possono apparire anche contestate. Ma nel lungo periodo quando si vedrà che abbiamo stabilizzato tutti gli insegnanti e non ci sarà più il precariato, quando tutto sarà a regime e quindi ci sarà l'introduzione. Eh, si sarà si valorizzata ancora per questa conclusione. Insomma. Ma io credo che nel giro di un paio d'anni questa riforma si stabilizzerà. Ma ad esempio l'alternanza scuola-lavoro, la possibilità di collegare la scuola col mondo del lavoro è un'introduzione storica in questo paese. In Germania funziona da decenni e lì ci sono i più bassi tassi di disoccupazione. Noi per anni abbiamo rifiutato questa scelta anche da un punto di vista ideologico. Sembrava che la scuola con le imprese non ci potesse entrare nulla mentre c'entra tanto. Cioè i nostri ragazzi che studiano e non hanno nessun collegamento al mondo del lavoro fino a quando non escono dalla scuola. Era un'assurdità. Noi abbiamo introdotto questa grande esperienza. Naturalmente, si è chiuso un ciclo e ne ha aperto un altro in una fase importantissima perché per la Sicilia. C'è da approvare rete ospedaliera e sbloccare i concorsi e fare le assunzioni in sanità. Mm. Noi questo lo vogliamo fare nel giro di qualche giorno. Hai, per ritenuto, cui... hai ritenuto quindi che comunque la priorità era andare sulla sanità invece che restare sulla scuola? Eh, occupandomi di Sicilia sì. Allora, salute: quali sono intanto le priorità? Sappiamo che c'è veramente. Uh, dal punto di vista proprio di concezione delle persone c'è una devastazione, aggressione ai medici, uh, servizi che uh, purtroppo non riescono a coprire le, le, le richieste e le esigenze. Allora quali saranno le priorità in un programma insomma, di un governo che non sappiamo comunque se arriverà, se si fermerà, se ci saranno le elezioni eccetera eccetera. Però intanto da dove siete partiti? Ma intanto un piccolo rimpianto, anche lì da sottosegretario alla salute, con il referendum noi avremmo uniformato il sistema sanitario nazionale. Oggi purtroppo abbiamo una condizione che è anche abbastanza complicata perché ogni regione ha il suo sistema sanitario e oggi i cittadini italiani a seconda di dove nascono hanno un sistema sanitario che funziona oppure no. La differenza fra il sistema sanitario lombardo, emiliano, veneto, toscano è... Il sistema sanitario del mezzogiorno è incredibile, sembrano due mondi diversi. Io credo che lì dovremo ritornare ad una programmazione nazionale per uniformare sempre più i sistemi sanitari, non più a seconda delle regioni, ma con un sistema sanitario nazionale. Quindi da questo punto di vista dobbiamo colmare un po' le di differenze. La regione Sicilia è una di quelle che parte da più indietro. Eh, noi dobbiamo ridurre e le liste d'attesa, assolutamente sì, abbiamo liste d'attesa incredibili, sempre più ci si rivolge ai privati o si va fuori per fare semplici analisi e questo dobbiamo ridurre drasticamente. Abbiamo pronto soccorsi che sono diventati un luogo veramente da far west a volte. Il, sono stato qualche giorno fa a Catania a dare la mia solidarietà ai medici aggrediti. Eh, perché svolgevano il proprio lavoro, per cui noi dobbiamo sicuramente su questi due ambiti intervenire. Per intervenire abbiamo bisogno naturalmente di più personale e quindi dobbiamo sbloccare concorsi bloccati da vent'anni. Con, eh, sarà fattiva questa cosa cioè riusciamo ma io a spero di poter tornare i medici si lamentano di questo dicono, non ce la facciamo È questo. io spero fatto anche di tornare qui tra qualche settimana e quindi mi prendo già l'impegno e venire qui a presentare la nuova rete ospedaliera e il conseguente piano di assunzioni negli ospedali perché servono nuovi medici quindi non è un problema di assumere soltanto per una questione riguarda la disoccupazione si deve assumere per far funzionare meglio la sanità perché molto spesso manca il personale per far funzionare non soltanto medici anche infermieri molto spesso questa è una categoria sottovalutata io credo che invece quelli lì sono professionisti al pari dei medici, sono dei medici veri e propri, svolgono funzioni eh, molto spesso decisive, per cui bisogna intervenire anche lì uh, strutturalmente. Come stiamo messi? Insomma, dove si deve intervenire? Perché intanto di spending review che si è parlato in funzione della sanità, le linee guida che l'Europa aveva dato per una spending review che eh, permettesse un risparmio senza togliere i servizi. Però questo non è avvenuto, ci siamo accorti noi che ancora ci sono delle strutture, intanto si chiudono dei pronto soccorsi, adesso c è, c è, ci sono tante battaglie lì dove non c'è neanche il pronto soccorso. Ma come si fa a, 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 a non aiutare la gente che ne ha bisogno? In questo modo quando, come si interviene strutturalmente. Quando e se ci sono anche i finanziamenti? Assolutamente, quando c'erano governi tecnici, eh, l'unico pensiero che si aveva era quello di tagliare e quindi fregandosene di quelli che erano gli interessi dei siciliani, degli italiani e della loro salute. Quindi il tema era soltanto chiudere ospedali e pronto soccorse anche laddove servivano. Noi invece abbiamo aumentato di 2 miliardi lo stanziamento sulla sanità per le regioni. E stiamo operando per rafforzare la nostra rete ospedaliera. Naturalmente dobbiamo evitare i doppioni perché in Sicilia e nel mezzogiorno molto spesso si costituivano i reparti perché bisognava mettere un amico primario. Questa è una devianza che dobbiamo rifiutare. Quindi dobbiamo realizzare reparti o mantenerne laddove ce ne sono. Per quello che serve ai cittadini, quindi l'unica rete ospedaliera utile e possibile è quella costruita sulla, eh, diciamo, ritagliata sugli interessi dei cittadini, non di chi deve costruire clientele e quindi primariati e nemmeno da chi pensa di tagliare a prescindere. Come si fa? Come, come facciamo a tranquillizzare questa gente a casa a dire: guardate che eh, se ci sono 100.000 abitanti, noi copriremo un pronto soccorso ogni tot. Perché questo parlano. Quindi come vi state? Eh... Proponendo. Ma noi, allora, noi abbiamo sicuramente delle leggi che ci danno dei vincoli rispetto ad ospedale in proporzione alle popolazioni, eh, però noi abbiamo in Sicilia delle specificità che in altre regioni d'Italia non ci sono. La nostra è una regione fortemente disagiata, soprattutto in alcune aree. E il DM70 Lorenzin prevede delle deroghe rispetto alla, al tema che riguarda il disagio sociale. In più noi siamo una regione che è frontaliera rispetto al fenomeno dell'immigrazione. Anche questo è un elemento che ci dà flessibilità rispetto al DM70, perché noi abbiamo una popolazione aggiuntiva e anche con un disagio da un punto di vista della salute è ampia e diffusa, che è quella delle, degli immigrati. Per cui rispetto a queste due grandi questioni, la questione del disagio sociale e la questione dell'immigrazione, potremmo costruire delle deroghe rispetto a vincoli che sono molto spesso dettati da parametri scritti magari da dei tecnici in ufficio senza rendersi conto di quello che c'è poi. La sanità a Gucciardi, naturalmente parlando sempre in tema di, di questioni siciliane, eh, ha rinviato chiusura di reparti, sto parlando di Cefalù, naturalmente eh, sarai eh, assolutamente autorevole. Corrente di insomma, tutte le problematiche che abbiamo. Um, ti ha, ah, ah, avete già fatto in, incontri, avete già comunque eh, le priorità, quali sono, che, con che cosa si parte? È questo che vogliono sapere. Ma io e l'assessore Gucciardi naturalmente siamo amici, per cui ci parliamo, ma abbiamo due ruoli diversi: lui è un assessore della regione Sicilia e ha eh, il dovere di presentare un piano, una rete ospedaliera. Io sono sottosegretario della salute, ho il dovere di valutarlo quel piano ed eventualmente verificare delle, eh, e proporre delle correzioni. In queste ore stiamo facendo questo lavoro, l'assessore ha già presentato ai sindacati un'idea di rete ospedaliera e territoriale, perché la cosa importante è la salute, la sanità, si costruisce un intervento positivo se c'è anche il territorio che funziona. Se i pronto soccorsi sono stracolmi, è perché molto spesso si va in pronto soccorso anche per questioni che poco hanno a che fare con l'emergenza e col pronto soccorso stesso. Ma molto spesso i cittadini ci vanno perché non hanno alternative. Il pronto soccorso è diventato l'unico strumento. La nostra generazione è cresciuta. Non come soccorso. chiunque ha un problema per... è portato naturalmente ad andare al pronto soccorso. In teoria dovrebbe funzionare nel territorio una, una rete che si occupa dei cittadini quando non c'è bisogno del pronto soccorso noi dobbiamo attivarla questa rete in Sicilia è molto carente per cui io in tempi rapidissimi perché questa rete ospedaliera territoriale se ne parla da anni ormai e non si approva mai io ripeto, vi prendo l'impegno di tornare nei prossimi giorni per presentarlo ufficialmente uh, scuola, sanità ma l'impegno sociale perché mi sta a cuore anche in quanto ex Collaboratore del Comitato Italiano Paralimpico, tu sai benissimo. Insomma, abbiamo avuto delle esperienze. Il tuo impegno sociale proprio nella disabilità, un po' scusami se te lo ricordo, però è chiaro che tu hai una bambina autistica. Insomma, hai vissuto, hai creato una Sei entrato nella Fondazione Italiana Autismo. Si è aperto un centro finalmente a Palermo, insomma, probabilmente io lo devo dire, insomma, tu hai spinto talmente tanto, insomma, che poi le grandi eh, associazioni comunque ti sono state attorno, eccetera, eccetera. Ma sentiamo ancora ora di mancanza di assistenti sociali. Ma come si può questa cosa? Sono arrabbiatissimi i genitori, i bambini non capiscono perché non fanno scuola e non ci sono i servizi adeguati per i trasporti, perché i genitori in qualche modo... è una vita devastata da una condizione che non cambierà mai. Ma allora i servizi che facciamo? Mi fa piacere che tu mi fai questa domanda, intanto eh, questo ruolo di Presidente della Fondazione Italiana Autismo è quello che mi dà più soddisfazione, l'abbiamo fondata tre anni fa questa fondazione e già da due anni che organizza il 2 aprile, organizzeremo con la RAI per il terzo anno di seguito, stiamo raccogliendo tante risorse per la ricerca perché su questo settore c'è tanto bisogno di fondi e naturalmente è un ruolo che mi riempie di orgoglio, tra l'altro un ruolo che mi sta dando grandi soddisfazioni anche concrete. In Italia c'è stata in questa legislatura la prima legge sull'autismo, la prima legge sul dopo di noi, quindi io vorrei intanto ricordare le cose belle fatte e sono tante e parlavi tu e mi ricordavi del cervello in cui finalmente c'è una struttura. A Palermo dove si può andare no, diciamo perché ancora tanti non lo sanno. Si può andare, andare per comunicare. verificare, fare le analisi anche genetiche per scoprire se i ragazzi hanno, sono autistici e soprattutto capire anche che interventi fare da un punto di vista terapeutico. Molto spesso si andava fuori: a Palermo, scusa me, è l'unico centro che è stato aperto quello del cervello ce no, a Sicilia, noi in Sicilia c'è a Troina c'è una mm. bella struttura a Messina, le stiamo rafforzando. Tra l'altro, abbiamo vincolato alcune risorse del sistema sanitario regionale lo 0,1% per aprire strutture sull'autismo. Naturalmente vogliamo intervenire su tutte le disabilità, perché c'è una società molto spesso sorda e uno si occupa di questi temi, lo dico da papà di bambina, di ragazza autistica, ormai ragazza, e molto spesso uno si occupa di questi temi soltanto quando è coinvolto direttamente. Lo dico, innanzitutto, partendo dalla mia esperienza. Io il ricordo di autismo cominciai a conoscere quando scoprì di mia figlia andare a cercare la parola su Google. Prima avevo un'idea di autismo che era legata a film Rain Man, oppure film che sì, molto spesso che tutti, insomma, costruiscono diciamo un'idea diversa rispetto a quello che è realmente il dramma dell'autismo. Il dramma ma anche la bellezza, perché invece tu poi scopri con questi ragazzi qui, con questi figli, questi nipoti, che puoi arricchire la tua forza. Come eh, tu si interviene, scusami. Dio, Io credo su questo potuto... aspetto che qui bisogna intervenire intanto evitando queste barzellette che purtroppo in Regione Sicilia ci sono state, nel senso che noi abbiamo abolito le province che si occupavano di fornire questo tipo di assistenza nelle scuole per i ragazzi, non abbiamo costruito nulla di alternativo. Io ricordo, ero sottosegretario dell'istruzione e dovetti avviare una formazione per coloro che svolgono funzione di bidelli, così chiamati, nelle scuole e li dovemmo formare per fare assistenza ai ragazzi disabili perché la Regione decise d'amblè di togliere quelle associazioni o cooperative che svolgevano questo servizio. Poi la Regione ha cambiato di nuovo, hanno fatto un altro emendamento in assemblea regionale dicendo no, ce ne occupiamo di nuovo noi con queste imprese e con queste cooperative. Bo Nel beh. frattempo, però, i genitori e mm -hmm. i ragazzi sono rimasti con il servizio scoperto. Sai, per mi, cui mio... l'appello che faccio al Presidente della Regione e agli assessori regionali è di fare in fretta perché ogni giorno in cui questi ragazzi non hanno assistenza a scuola è una sofferenza enorme per le famiglie e molto spesso le famiglie sono costrette a lasciare i, genitori, i, i ragazzi Bo a casa. Allora, visto che tu mi hai dato l'assist praticamente. Ovviamente, partiamo proprio con l'aspetto politico. Volevo chiedere in regia quanti minuti abbiamo ancora, perché così faccio un attimo il quadro della situazione. Se mi dite quanti. 8 minuti, quindi in 8 minuti fare tutta la, la storia politica è, è pazzesco. Però cominciamo da qui. Allora, svestiti da sottosegretario, sei un politico. Leopolda Siciliana. Eh, qualcuno dice, vabbè, questa è una delle operazioni fatte per, per le prossime campagne che ci aspettiamo che cos'è questa Leopolda siciliana ma sai perché... per i cittadini e non per gli addetti ai lavori <ride> ma sai perché, perché, perché è smentita sanno? questa affermazione che è fatta per la campagna perché noi siamo alla terza edizione noi abbiamo fatto già due Leopolde siciliane e ne faremo un'altra, e l'abbiamo fatto in periodi in cui campagne elettorali eh, non ce n'erano. Siamo stati, credo, l'unico luogo di elaborazione di proposta, mentre la politica molto spesso in Sicilia si concentra su se stessa, sulle sue beghe, sulle questioni che non interessano per noi i cittadini. Noi abbiamo elaborato, abbiamo costruito idee e proposte negli ultimi due anni. Tu hai detto che è transpartitica, chiunque può partecipare. Assolutamente sì, non c'è nessuna bandiera di partito e... Abbiamo chiamato cambiamenti questo nuovo movimento. Questo Aspetta, mi chiedo come ha reagito a questa cosa tua. Perché Ma noi abbiamo, fatto, è... noi abbiamo fatto. Io ricordo che iniziamo con la rottamazione e la Leopoldo a Firenze con Matteo Renzi e già allora ci contestavano che quell'iniziativa non aveva bandiere di partito. Noi crediamo che i partiti siano importanti, siano luoghi di democrazia ed è giusto che si rafforzino, ma al tempo stesso si devono creare dei luoghi in cui non per forza iscritti possano partecipare alla vita sociale e politica. Cambiamenti è questo, anzi, l'invito che faccio è a partecipare insieme a noi. Cercateci su Facebook, su Twitter. Abbiamo la sede in Via Libertà, che non è né una segreteria politica né un comitato elettorale, è un luogo dove tutti possono partecipare. Allora, ehm, Leopolda Siciliana, mettiamola da parte e adesso entriamo nel vivo della uh, potenziale uh, situazione del PD che chiaramente insomma, è agli occhi di tutti, c'è un, un calo verso il basso rispetto a, al referendum, no? il referendum ha dato sicuramente una botta forte al PD e allora che cosa si sta preparando per il futuro? Come il PD si può proporre soprattutto agli indecisi, perché resta sempre una grande fetta di elettorato, malgrado il referendum abbia dimostrato insomma, che comunque la gente ha voglia di ritornare al voto. Allora, quelli che cosa uh, in Sicilia? Eh, perché io vorrei proprio accentarmi in Sicilia, quindi partendo dal governo regionale Crocetta, prossimo candidato, PD ha detto di no, c'è un avvicinamento a Orlando. Allora, su Crocetta io, dalla prima Leopolda, che dico che secondo me non bisogna subito marcare un elemento di discontinuità netta rispetto ad un governo che noi da Roma Abbiamo governato, nel senso che tutto ciò che riguarda il risanamento del bilancio regionale, la questione della stabilizzazione dei precari, il patto per la Sicilia, per Palermo, per Catania e per Messina, sono tutte iniziative nazionali su cui abbiamo vincolato il governo regionale a venirci dietro e almeno non commettere errori. Io credo che invece il governo regionale, rispetto alla sua attività, abbia svolto un'azione eh, non positiva. E ti ho ricordato poco fa la questione delle province, la rete ospedaliera territoriale ce la tiriamo dietro da quattro anni, si doveva fare al primo mese di governo insediato quindi non abbiamo necessità di costruire subito un segnale netto di discontinuità rispetto a questo governo e credo che l'idea di costruire cambiamenti è nella parola stessa è proprio un'idea di chi vuole cambiare rispetto a una situazione attuale che non è una situazione che riguarda soltanto il governo e Crocetta riguarda la Politica in Sicilia, centrodestra, centrosinistra, Movimento 5 Stelle, in Sicilia sono l'uno la fotocopia dell'altro, propongono idee di sviluppo della Sicilia molto simili e molto in continuità, in continuità col passato. Andatevi a guardare le leggi di stabilità regionali. Dei governi Cuffaro, Lombardo, Crocetta, gli emendamenti delle proposte del Movimento 5 Stelle sono tutti su un sistema politico, economico e sociale identico. Noi eh, dobbiamo proprio mettere sotto devo sopra. Ma è un però uh, lì si aspettano. Uh, non è che ti possiamo vedere tutti i giorni. Allora, Ho detto già che torno presto, ecco, eh, meno male, Allora, regionali, dove va il PD e con chi va il PD? Ma regionali, io credo che il PD debba eh, innanzitutto utilizzare lo strumento delle primarie per selezionare il suo candidato presidente della regione. L'hai detto tu poco fa. Le, il referendum ha dimostrato che i cittadini vogliono partecipare. Noi dobbiamo aprire tutti i canali possibili di partecipazione democratica. Abbiamo una coalizione che in questi anni ha sostenuto un governo e l'ha fatto anche a livello nazionale con Renzi, lo sta facendo con Gentiloni. Quindi bisogna mantenere quell'impostazione lì. Ma dobbiamo soprattutto dare un messaggio ma di dis, cambiamento. Questo, in questo disteso, tu hai detto che eh, è stato il governo nazionale che ha indirizzato Crosetta ma deve continuare questa coalizione cioè voi andate verso ancora coalizioni con altri per riuscire a governare la Sicilia oppure state pensando a qualche cosa di diverso? Io credo che noi dobbiamo cambiare soprattutto gli argomenti e i temi all'ordine del giorno della Sicilia. Noi ci dobbiamo occupare dei precari, ci dobbiamo occupare dei forestali, ci dobbiamo occupare di tutto. Ma non possono rimanere esclusivamente queste le priorità dei siciliani. I ragazzi che vogliono avviare un'impresa oggi non hanno una sola misura a disposizione: Prone, coloro che vogliono capito, creare il lavoro non hanno nessuna misura a disposizione. Andiamo con la stessa coalizione che ha Ua. sostenuto Renzi e Gentiloni in questi anni. Identica, bisogna cambiare le parole d'ordine, avere una guida Senza autorevole. Crocetta. Io è quello che proporrò. Ecco. Allora, ancora è un punto interrogativo. Prossime amministrative a Palermo, una certezza naturalmente, secondo quelli che sono i dati. I 5 Stelle hanno proposto la candidatura di Forello, insomma, che è una persona comunque rispettabilissima perché ha dato eh, comunque il suo apporto per Addio Pizzo. Insomma, queste cose si sanno. PD. Al PD io credo che deve semplicemente farsi carico di una lezione e farsi un po' un bagno di umiltà rispetto anche alle sconfitte che ha avuto sia il referendum ma anche alle amministrative. Io ricordo Torino, ricordo Napoli, ricordo Roma dove il centrosinistra si è presentato diviso e parcellizzato e ha perso le elezioni. Noi abbiamo il dovere di presentare una proposta unitaria. In questo momento ci sono in campo due candidati che provengono dal centrosinistra, Ferrandelli e Orlando. E se noi dovessimo valutare di metterne un terzo, non avremmo svolto una funzione utile. Andremmo lì a consegnare probabilmente la città a chi sta dimostrando di amministrare male. A Roma, la Raggi sta dimostrando che il Movimento 5 Stelle quando è chiamato a governare governa male. Lo stanno dimostrando a Bagheria, lo hanno dimostrato a Gela, lo stanno dimostrando in a Ragusa, in tutte le città dove amministrano amministra male. Centrosinistra si deve presentare unito e vince le elezioni. C'è la candidatura di Orlando. Se riusciamo a costruire una coalizione con tutte le forze politiche che hanno sostenuto Renzi a supporto di Orlando è la cosa migliore. Altrimenti se non riusciremo andremo con la nostra candidatura. Quindi si evince che comunque siete verso Orlando, potenzialmente, non sicuramente eh, Ferrandelli. Ma Ferrandelli ha strappato la testa del PD qualche giorno fa, ha un percorso diverso con altre forze che stanno dall'altra parte rispetto alla nostra, quindi è lui che ha fatto una scelta diversa. Per cui la candidatura di Orlando è quella che invece rispetto a quello che ho detto poco fa, e cioè l'unità del centro-sinistra e la possibilità, come è accaduto a Milano, dove invece il centro-sinistro unito ha vinto, possa consentire a questa città di avere una guida autorevole. Questo è l'obiettivo che dobbiamo avere. Poi non è detto che si ci riuscirà, perché è comunque un percorso abbastanza complesso, eh, però ci dobbiamo provare. Orlando non vuole il simbolo. Ma io del simbolo non faccio. poco fa ho detto: abbiamo fatto di Leopoldo e non c'era una bandiera di partito. Io non mi appassiono la presenza del simbolo in elezioni amministrative, dove ci saranno 20-25 liste e dove civiche, e dove molto spesso. I cittadini votano non per appartenenza partitica, ma votano per convinzione rispetto al progetto che le la minoranza più... del PD nazionale non sarà d'accordo, sicuramente. Ma la minoranza, dai... <ride> la minoranza del PD nazionale, la sfida che faccio i cittadini è chiedersi su che cosa sono d'accordo delle proposte che fa Renzi. Se Renzi dice una cosa, sono sempre contrari a prescindere. Per cui noi ci confronteremo all'interno del partito, però al tempo stesso siamo anche convinti che il nostro, la nostra stella polare sono i cittadini. Hai già parlato con Renzi? Renzi dice vabbè se non dobbiamo mettere il PD sei d'accordo con te per Orlando? ma con Renzi ci confrontiamo spesso e Renzi è rispettoso delle scelte che si fanno localmente così come lo sono io noi sarebbe sbagliato se noi pensassimo di scegliere vicende palermitane a Roma, per rispetto ai palermitani dobbiamo scegliere a Palermo allora, chiudiamo, credo che siamo in chiusura, vero regia? Perfetto. Allora, chiudiamo soltanto, ti do 30 secondi per, eh, credo che sia opportuno dare un messaggio forte ai nostri amici cittadini, ai, nostri ai miei colleghi cittadini, soprattutto, che ancora sono indecisi e non hanno capito perché dovranno votare, andranno a votare alle amministrative, alle regionali e alle nazionali. Prego. Ma lo sforzo che io... Credo che si debba fare è uno sforzo di chi pensa alle questioni concrete che vi riguardano direttamente. Ci siamo occupati in questa trasmissione di sanità, di scuola, di rete ospedaliera, di come funzionano. Oh come si costruiscono le condizioni per realizzare lavoro. Io credo che dovete sforzarvi di valutare questo nella classe politica. Tutti quelli che vi dicono che tutto va male e quindi bisogna soltanto contestare e basta, vi dicono di non fare nulla. Noi invece dobbiamo puntare sul cambiamento perché in Sicilia le cose non vanno, ma al tempo stesso sulla concretezza. Servono classi politiche che abbiano l'ambizione di amministrare bene questa terra, volendo cambiare e mettendola sottosopra. Chi vi propone progetti di continuità vi dice di continuare a galleggiare mentre c'è bisogno invece di rivoluzionare questa terra. Allora, al sottosegretario di Stato Davide Faraone, in bocca al lupo, Stringrano, che lo faccio sempre insomma con tutti, grazie, eh, ci rivediamo perché la promessa è ci sì. alle prossime novità, grazie anche a voi per aver seguito questo appuntamento che ritroverete come sempre ogni giorno, sempre allo stesso orario, sempre qui su questa emittente, non dimenticate di scaricare la nostra applicazione CTS Play dove vedere in eh, live naturalmente on demand tutti i nostri programmi, grazie a tutti, alla prossima.